La Commissione Attività Produttiva ha approvato oggi la legge sulla competitività, sull'obiettivo di riportare in Lombardia le imprese, di attrarre nuove imprese, magari anche sui mercati internazionali, e trattenere le nostre imprese sul territorio lombardo, confermando la Lombardia terra d'impresa. Una legge importante che va in controtendenza a quello che sta facendo il governo Letta, che anziché trattenere le imprese le fa scappare, come si sta vedendo in questi giorni con il caso Electrolux, con il caso Fiat. Noi invece vogliamo e abbiamo introdotto strumenti innovativi per favorire tanti casi come il caso Whirlpool, dove un'azienda straniera ha deciso di chiudere lo stabilimento all'estero e portarlo in Lombardia per produrre posti di lavoro in Lombardia. Come? Attraverso semplificazioni. D'ora in avanti, per aprire o trasferire un'attività economica basterà una comunicazione unica, secondo il principio che prima apri, poi ti controllo successivamente, senza gravami eccessivi nella fase di apertura e di decisione di investire in Lombardia. Ancora unificazione dei controlli affinché gli enti chiamati a controllare si mettano d'accordo e facciano controlli unificati per non rompere scatole troppo agli imprenditori, quindi una burocrazia amica e non nemica di chi fa impresa. Poi ancora sconti sulle tasse attraverso l'accordo di competitività, dove regione, comune e enti territoriali si accorderanno per creare una condizione favorevole in termini amministrativi, autorizzativi, fiscali e di finanziamenti attraverso questi accordi su misura per attrarre grandi imprese che vogliono investire in Lombardia. Poi misure anche per le piccole e medie imprese, per le microimprese artigianali, attraverso il potenziamento dei Confidi in misura ad hoc per queste realtà importanti del nostro tessuto lombardo, che spesso non sono bancabili da delle banche molto disattente, molto chiuse, molto legate ai parametri di Bruxelles. Quindi tante misure importanti e concrete perché vogliamo che la Lombardia riparta, nonostante Roma, nonostante l'Italia, e torni a essere una terra di impresa.